Artemio, buon lavoro e buona giornata. Bene, bellissima curva là, eh. Grazie, grazie mille, molto gentile. Bravo. Sì, è che se non riesco a mantenere vantaggio. Ma su un po' d'allegria, il buongiorno si vede dal mattino. E infatti io sto caricando il letame. Poi trasporto il letame. Poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda. Sigla! Per il team Games, questa sigla è via per voi! Abbiamo Creazzo, come da consueto, prima e seconda tappa, sabato, domenica. E piove! Cioè adesso picchia. Piove! Qua picchia, dove siamo? A Montecchio. Siamo a Montecchio e picchia. Grande però il Creazzo che ha messo i teli ieri, quindi li tireranno via all'ultimo momento. E Caffo ha detto che la pista è bella dura. Oppure gareggiamo sui teli. No, non credo. Gareggiamo sui teli. Non credo. No, quest'anno sono G5 perché il 1° aprile 2024 compie 11 anni. Sì, sarà il doppio più difficile sotto la pioggia. Anche per se tutti. Ci vediamo là. Yeah. Signore e signori, buongiorno. Buongiorno e benvenuti a Creazzo per la prima e la seconda prova del circuito italiano di Games 2024. Bene o no? Sì. Sei contento? Sì. Com'è la situazione? Bisogna lavare la bici? Sarebbe meglio. Eh? Meglio. Vado? Sì, andiamo a lavare la bici, via. Nel frattempo si fa sera. E siamo stanchi. E dobbiamo ancora fare i quarti. Ti sento carico! No, non la com'è? Facciamo! Non la facciamo, andiamo tutti a casa! Andiamo a casa, sì! No, andiamo al Mac, andiamo! Andiamo al Mac! Fame, e dormiamo anche lì! Dormiamo! Come dormiamo? Al Mac! Al Mac! Delle patatine fritte! Pare che andiamo a casa! C'è fatta la bici! Ufficialmente annullata. Posso dire una roba io prima? Una gara nata male, finita peggio. Cioè, nel senso, dal mio punto di vista, senza fare critica a nessuno, che poveretti quelli del Creazzo, hanno fatto quello che hanno potuto, ecco. Non so cosa sia successo, però forse potevamo andare via prima, ecco. Basta, comunque è andata così. Stavo girando forte, non c'era niente da dire. No, mi dispiace perché tra l'altro magari i piccoli si fanno un'idea sbagliata perché... Piccoli? Quelli nuovi. Ah, quelli nuovi, sì. Si fanno un'idea sbagliata, tipo... Tipo se ogni gara è così è un problema. No, no, non è così, dai. Gliel'ho detto ai papà. Da 4 anni mai successo una cosa del genere, va bene, dai. Sì, stavi girando bene, speriamo che non tengano i punti onestamente, perché alle manche hai fatto secondo, primo, terzo, ho guardato, mi sembra dodicesimo. Sì, e dodicesimo significa finale B, diciamo. Sì, significa quarto in finale B. E ciao, che ci vediamo forse domani. E niente, top, domani si corre di nuovo, incredibile, non me l'aspettavo. E quindi, lavatrice, asciugatrice in funzione e lì a letto. Ciao, a domani, sono stanco morto. Buongiorno, sono carico, ho dormito bene, ma qui c'è
qualcun altro che diciamo lunga notte di lavatrici e asciugatrici. Sì, beh, là, per quello ho asciugato l'asciugatrice, però sì, no, però il discorso è che dopo un millenni che il più piccolo Michele non dorme oltre le 7, giustamente oggi sono uscito di casa che lui dormiva. Che bello, non vedevo l'ora. Torniamo dopo il disastro di ieri. Vabbè, hanno annullato la gara, hanno fatto un sacco di robe. Però nonostante tutto si fa la gara anche domenica. Quindi, meglio, perché il 12° posto di ieri proprio non ci stava. Era un po' così il 12° posto. E quindi adesso voglio fare una bella gara. Ho voglia di girare e tutto. Telepass. Bene, comunque oggi non pioverà perché l'ha detto Trebi Meteo. Scarica l'app Trebi Meteo e con lo sconto. No, c'entra niente. No. Però Trebi Meteo dice che non piove. Il fango, il problema fango però resta. Rimane. Il fango mi sa che rimane per settimane, il fango che c'è lì. Comunque di per sé è giusto, la pista è ottima. Sì, ma è una delle piste, cioè è una delle piste migliori che ho mai visto sotto la pioggia, cioè c'erano solo un po' di pozze. Il problema era arrivare in pista, giusto? Sì, perché facevi un tragitto lunghissimo nel fango, cioè arrivavi là con il fiatone perché ti tenevi la bici in spalla tutto il tempo. Già. Ci vediamo là. Signore e signori, buongiorno. Buongiorno e benvenuti a Creazzo per la seconda prova del circuito italiano di BMX 2024. C'è coda a lavare le bici lì a Creazzo, non c'è problema. Andiamo all'autolavaggio a lavarcele e poi torniamo indietro. Ultimo quarto di finale G5, Fusari, Penizza, Briglio, Zamparo e Bisello al cancelletto di partenza. Che strage! Bravo, eh! Oh, ho tanta sporto roba. Le orecchie giusto per sentire, sono rimasti in tre, tutti tre con il finale. Infatti. Però c'era da difendere il primo. Sì, ma ero stanchissimo di gambe. Sì? Dai, riposati. Quindi prendi la bici, lava la bici. Prendi la bici, lava la bici. Se no duco i ombari. Non riesco ad affrontarla. Ma l'hai portata a lavare? Elia. Che c'ha pellizza a fianco. Non partire bene, dai. Male. Bravo, in fila, sì. Sì. Occhio alla curva. Calma, stai in piedi. Bravo. Ah, sì. Dai, che li prendi. Dai. Sì. Dai, Elia, falla bene. Calma la curva, cazzo, è costretto a fare cose adesso che non riesce. Non mollare! Praticamente una giornata di merda. Buonasera. Sono uscito in semifinale
quindi... Beh, la cosa positiva è che a quest'ora ieri stavamo facendo la seconda manche. Quindi è meglio che stiamo andando a casa, insomma. Sì, è meglio. Sì, insomma, nelle notte. Vabbè, è andata così, dai. Avanti tutta, vediamo. Archiviamo questa gara. Ci portiamo a casa il 12° posto di ieri a sto punto. Sì. Sicuramente. Era meglio portarsi a casa il fango che il 12°. Era meglio. Ci siamo portati a casa anche quello, non preoccuparti. Ciao e ci vediamo nel prossimo video.